Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al The Amazon Vinci Code webinar. Vediamo un attimino chi abbiamo online. Prima di tutto vorrei chiedervi se potreste cortesemente farmi sapere se mi potete vedere e se mi potete sentire. Vediamo nella chat, c'è un bottone qui giù per la chat, fatemi sapere da dove state chiamando, da dove siete, da che parte d'Italia. Vedo che ci sono già 11, 12, 13, 14, 15, sta crescendo. Stiamo aspettando perché tutti siano live. Raise hand, vedo che qualcuno ha sollevato la mano. Potete anche scrivere in chat, ragazzi. Ciao Giuseppe, come stai? Tutto bene da Torino? Vi faccio sapere che questa non è una registrazione, siamo live. Oggi è il 23 maggio. Perciò sono qui. Ciao Carlo, come va? Giuseppino, ciao, tutto bene? Da dove chiamate? Fatemi sapere dove chiamate. So che Giuseppe è da Torino, abbiamo Giuseppe da Cagliari. Ehi, io sono di Cagliari anch'io. Giuseppe, beh, veramente ero di Cagliari tanti anni fa, ormai sono qua in Inghilterra da 17 anni. Mi manca la Sardegna. Elena da Pisa, ciao Elena, Giuseppe. Dicevo che si sentiva l'accento. Vabbè, quello non l'ho perso mai, eh? Vediamo un attimino chi abbiamo. Abbiamo 15 persone per adesso. Aspettiamo ancora 2 minuti. Non vedo l'ora di tornare in vacanza. In vacanza si andrà tra 15 giorni. Vedrò la mia amata Sardegna. Abbiamo Carlo da Roma. I love Roma. Sono stato a Roma circa 7 volte nella mia vita e stiamo già organizzando di tornarci perché è come se cammini nel passato quando sei a Roma. Vediamo chi abbiamo, vediamo chi abbiamo. Aspettiamo altri 2 minuti, poi incominciamo col webinar. Chi è già gasato come me per il webinar di stasera? Io ogni volta che vengo sul webinar mi sento molto gasato perché 4 anni fa ho avuto la stessa opportunità che state avendo voi. Avevo guardato un webinar che mi ha cambiato la vita. Perciò non vedo l'ora di cominciare a farvi sapere quello che dobbiamo fare. Tra 2 secondi incominciamo con la registrazione. Stiamo registrando, perciò quelli che non ce l'hanno fatta ad attendere live avranno la registrazione. E poi possiamo incominciare. Vediamo un attimino qui. Abbiamo Barbara, ciao Bruna, ciao Elena, ciao Gianluas, Giuseppe, un altro Giuseppe, Ileana, non dico cognomi ovviamente per privacy, Ilenia, Lara, Luca, Marco, buonasera a tutti e benvenuti sul mio webinar. Spero che vi piacerà e incominciamo. Ciao Lara, ciao Luca, arrivano sempre più persone. Ok, ragazzi. Una cortesia solamente, vi chiedo, faccio il webinar, scrivete domande nella chat, come finisco il webinar, andrò nella chat e risponderò a tutte le vostre domande, ok? Avete capito? Fatemi sapere nella chat, tutto ok? Avete capito come funziona? Perché altrimenti mi fermerò troppe volte, ok? Perfetto, ok, yes, ci sono, fantastico, grazie a tutti. Cominciamo? Capito, mi hai? Sì. Ok, fantastico. Cominciamo, ragazzi. Sono gasatissimo e incominciamo col webinar. Eccoci qua. The AMZ Vinci System. Questo è il nome della compagnia che ho utilizzato perché non volevano che utilizzassi The Amazon Vinci Code. Il mio cognome è Vinci e non lo posso utilizzare. Purtroppo è così. Per trademark non volevano che utilizzassi The Vinci Code perché si riferisce ovviamente al famosissimo libro. Come iniziare a vendere su Amazon senza alcun capitale iniziale? Non so se avete mai sentito parlare di dropshipping ed è così che ho iniziato 4 anni fa col dropshipping e ho iniziato in Inghilterra e in America. E adesso tanti studenti italiani si sono uniti a me per fare la stessa strada. Il mio obiettivo di stasera è quello di dimostrarvi come ho generato ormai più di 10 milioni di dollari o ormai di euro anche, perché i dollari sono un po' di
meno degli euro, ma adesso abbiamo superato i 10 milioni di sterline, anzi, su Amazon, vendendo da casa con tre sistemi. Questi tre sistemi sono il dropshipping, fulfillment by Amazon o FBA di retail, come penso lo chiamate in Italia, anche se si chiama FBA di marche già conosciute, e col private label. Perciò ho iniziato con Inghilterra e in America col dropshipping, dove utilizzavo la potenza di altri rivenditori, di altri grossisti, per pubblicizzare i loro prodotti sul mio negozio Amazon, e quando facevo una vendita, solo quando vendevo, non prima, allora compravo dal grossista e gli dicevo di mandare il prodotto direttamente al mio cliente, senza vedere o toccare nessun prodotto. Poi cos'è successo? Che dopo che ho visto, dopo 30 giorni, ho visto che prodotti stavano già vendendo, quei prodotti allora li ho trasformati a FBA, ossia Fulfillment by Amazon. Ciò vuol dire che sapevo già che domanda avevo di quei prodotti per poterli allora mandare direttamente a Amazon. Cosa mi ha permesso questo? Mi ha permesso di espandere a livello europeo. Ora questi prodotti che stavo solo vendendo in Inghilterra e in America, ora li posso vendere in 28 stati europei attraverso il Fulfillment by Amazon e il Pan-EU europeo. Con i guadagni che ho fatto col dropshipping e FBA retail, ora ho creato la mia brand e ho fatto tanti sbagli col private label, come tanti altri venditori come me hanno fatto. Ci sono tanti che si chiamano guru e hanno venduto 10.000 euro al mese. Noi che ne stiamo facendo 300.000, non ci siamo mai messi online fino a che ho deciso, ok, allora se lo fate voi, voglio insegnare anche io, perché io non mi piace criticare gli altri, però ci sono tante persone lì online che si fanno chiamare guru e non hanno neanche un quarto dell'esperienza che ho attribuito in questi 4 anni con tutti gli insegnamenti che ho ricevuto. Infatti ho speso forse più di 150.000 sterline in insegnamenti con i venditori di Amazon più famosi al mondo, e continuo ad imparare. Anche oggi ero ad una conferenza di venditori di Amazon. E in questa conferenza, infatti, ho imparato come posso diventare io il fornitore di Amazon, che è una cosa, un progetto su cui sto lavorando. Perciò, come potete vedere, sono sempre molto motivato a migliorare, a crescere e ad arrivare ad altri stati ogni giorno. Perciò questa presentazione sarà una dimostrazione di come sono arrivato a vendere così tanto e come potrete arrivare voi a fare lo stesso, no? Se rimarrete fino alla fine, avrete accesso a una offerta eccezionale, ok? Che non ho veramente mai fatto prima di iniziare la classe con i miei amici italiani, perché con gli inglesi ho sempre fatto altre offerte, ho infatti studenti che vengono dal Canada, ho studenti indiani, americani, inglesi, australiani, un po' da tutte le parti del mondo, perché ho sempre fatto corsi in inglese. Però è solo dal mese scorso che, grazie alla vostra domanda, ho iniziato a insegnare ai miei amici italiani. E ne sono molto orgoglioso. Infatti io ci sono, infatti non so se c'è qualcuno dei miei studenti qua adesso nel webinar, però vi posso garantire che io sto dando il 150% di supporto, perché non voglio che ci sia niente tra i miei studenti e il successo. Perché devo essere solo io che vendo su Amazon? Voglio che tutti i miei studenti abbiano la stessa possibilità che ho avuto io. Un po' su di me, il mio nome è Emanuele Vinci, per chi non mi conoscesse, sono un padre di 2 bellissimi bambini, un buon marito, spero, la moglie non c'è vicino, però spero di essere un buon marito, è un uomo d'affari implacabile. Veramente io sono uno di quelli che mi alzo la mattina, che non ho dormito tutta la notte pensando a come posso fare le prossime 1.000 sterline al mese. Sto sempre pensando come posso migliorare, e questa è la stessa attitudine che do ai miei studenti, è lo stesso modo di pensare che provo a inculcare a tutti i miei studenti. Questa è la mia famiglia, la mia bambina Valentina, questo è Enzino, il mio bambino Enzo, e questa è mia moglie Michelle, che è anche la mia business partner. Lei si occupa più che altro della parte clienti e sta ora aiutandomi anche nella espansione di Fulfillment by Amazon, contattando manufacturers, contattando fabbricanti, grossisti tutti i giorni
per avere più e più opportunità nel mondo FBA retail. E poi vedrete dopo che risultati stiamo facendo con questi progressi. Come ho iniziato? Io nel 2002 lasciai l'Italia perché purtroppo in Sardegna non riuscivo a trovare un lavoro che mi dava assicurazione, un lavoro che pagasse costantemente, infatti mi pagavano ogni 2 mesi, o a volte non mi pagavano, non vedevo un futuro, perciò decisi di lasciare l'Italia per iniziare una nuova avventura. Ero un ragazzino di 22 anni che era affamato di successo, però avevo due problemi: non parlavo una parola di inglese, non è che faccio tanto meglio ora, ora sto scherzando, sono qui da 17 anni, e non sapevo neanche usare il computer, perciò ovviamente il business che sto facendo ora è completamente diverso da quello che mi aspettavo quando lasciai l'Italia. Il problema è che ovviamente non avevo mai lavato un piatto, perché fortunatamente la mia mamma mi lavava i piatti e mi cucinava tutti i giorni per me. Non mi piaceva quel lavoro. Ed essendo in un ristorante italiano dove c'erano gli chef e tante altre persone che parlavano sempre l'italiano, il mio inglese non stava migliorando. E la ragione per la quale lasciai l'Italia era infatti imparare l'inglese. Così che dopo circa 6 mesi che mi ero proprio rotto di lavare piatti e padelle, infatti quel ristorante c'erano circa 300 clienti a notte, perciò ogni cliente usa circa 4 piatti, stavo lavorando più di 1200 piatti al giorno, non vi dico quante padelle e bicchieri, decisi di lasciare. Nel 2003 iniziai un lavoro al DWP, Department Work and Pensions, che credo che tradotto voglia dire un Dipartimento Lavoro e Pensioni, dove restai per 4 anni. Sono sempre stato un po' così agitato come mi vedete qua. Sempre ho lavorato tanto duro e dopo 2 anni il mio inglese imparò tanto, migliorò tanto. Mi ricordo il primo giorno che iniziai quel lavoro, gli chiesi di scrivere delle parole in inglese, non so perché tutti mi scrissero parolacce, che poi è la prima cosa che puoi imparare quando sei in uno stato straniero per imparare la lingua, però comunque da lì. Le cose migliorarono, ovviamente parolacce non ti portano da nessuna parte nella società, però sicuramente imparai l'inglese. Dopo 2 anni mi diedero la possibilità di diventare un team leader, un caposquadra, dove mi assegnarono 16 persone in un magazzino e 12 persone in un altro. Stavo praticamente managing, come si dice, stavo controllando 28 persone, dovevo gestire per le loro disciplinari, presentazioni, metriche, come si comportavano, la sicurezza sul lavoro. Avevo tante responsabilità, che sono tutte le qualità che sto anche utilizzando oggi nel mio business da venditore di Amazon. Nel 2006, però, decisi di lasciare anche quel lavoro, anche se era un buon lavoro dove stavo imparando tanto, stavo crescendo nella scala gerarchica. Da team leader potevo diventare supervisore, poi dopo potevo diventare un manager, però la paga era bassa. A quel punto stavo prendendo circa 14.000 sterline all'anno, che non era una brutta paga, però se volevo fare famiglia non era neanche una di quelle paghe che stavo aspirando quando lasciai l'Italia. Ho detto per quello, torno ad andare in Italia, è una paga così, riesco a prendermela anche là. Decisi di lasciare perché trovai un lavoro dove stavano cercando un traduttore in italiano, perché Perkins è la sorella di Caterpillar. Caterpillar ha comprato Perkins, che sono delle compagnie, non so se conoscete la Caterpillar, dove costruiscono delle parti per motore e anche vestiti per lavoratori, no? Cercavano un traduttore per i loro clienti italiani. Ovviamente lo stipendio lì era di 24.000, 10.000 in più di quanti ne stavo prendendo a Perkins, scusate, al DWP, decisi di lasciare. Cominciai a lavorare là e feci il customer services per circa 4 anni e poi negli ultimi 4 anni mi misero nella posizione di material controller, perché volevano qualcuno che gestisse l'inventario in base alla domanda della loro clientela mondiale. Infatti, ovviamente Caterpillar è una compagnia a livello mondiale, hanno clienti dappertutto. Io avevo tutti gli italiani, c'erano diverse aziende in Italia che compravano dalla Perkins e dalla Caterpillar. Io mi dovevo assicurare, soprattutto per loro, che avessero
abbastanza inventario che gli durasse tutto il mese. Perciò io dovevo contattare i fornitori per assicurarmi che i miei clienti avessero abbastanza inventario per tutto il mese. Suona familiare, no? È esattamente quello che facciamo su Amazon ogni singolo giorno. Ed è così che intrapresi questa strada. Però, come vi ho detto già dall'inizio, io ero uno che era affamato di successo e ancora sono tanto affamato di successo, tanto che non mi fermo. Come vi ho detto, tutte le notti io penso a come posso fare il prossimo dollaro. Parlo di dollari perché tutti i miei colleghi su Amazon sono tutti americani, per qualsiasi ragione. Infatti in America ci vado 3-4 volte all'anno per ragioni di imparare o fare il relatore. Adesso ho anche superato il mio mentor in America, perché lui vende solo in America e io ho deciso invece di vendere in tutto il mondo, e alla fine diventai più forte di lui e vuole che vada a parlare nelle sue relazioni adesso. E abbiamo fatto anche... ed è così che da Caterpillar decisi che volevo ancora di più. Perché io ho lasciato l'Italia perché volevo dimostrare a tutti che potevo fare quello che tutti dicevano che non avrei mai raggiunto. Infatti, quando lasciai l'Italia, tutti dicevano: tornerà tra 2 mesi, nel prossimo mese tornerà. Invece no, rimasi qua perché qui visi la possibilità di crescere. L'inglese ormai era come la mia seconda lingua madre, lo parlavo benissimo. Infatti adesso non riesco più a parlare l'italiano tanto bene, non è che era... non so se lo notate, però certe parole mi escono prima in inglese che in italiano. Ed è così che incominciai con eBay, ok? Come iniziai con eBay? Andavo in questi posti che in Inghilterra vengono chiamati car boot sales, noi li chiameremo in italiano mercatini dell'usato. Praticamente ci sono tante persone che si radunano in un parco, come vedete nelle foto qua. Spero che stiate vedete il mio schermo. Io sto parlando, non ho neanche chiesto se vedete il mio schermo. Fatemi sapere nella chat se vedete il mio schermo. Sì, fantastico, grazie. Avrei dovuto forse chiedere prima, però meno male che lo vedete. Grazie ragazzi, grazie. Sì, fantastico. Car boot sales, praticamente è una riunione di persone che vanno al car boot sales, al mercatino dell'usato, col cofano della macchina aperto, vendendo tutti i prodotti di seconda mano che non utilizzano più nella loro casa. Magari possono essere le scarpette di calcio dei bambini, magari possono essere i vestiti della moglie, del marito, qualsiasi cosa. E c'erano, ci sono stati dei particolari, tipo... questo, mi ricordo sempre questo asciugamano da palestra. Ne compravo 4 a una sterlina, qui al mercatino dell'usato, però questi asciugamani erano nuovi e ogni asciugamano lo vendevo a 3 sterline e 50. Perciò io stavo pagando praticamente ogni asciugamano a 25 centesimi e lo stavo vendendo a 3,50. Un profitto enorme, no? Però il giorno in cui ho pensato che il business online sarebbe stato il mio futuro, è un giorno che andai al car boot sale e io mi alzavo ogni sabato e domenica, che erano i miei unici giorni liberi, mi alzavo alle 4 del mattino per andare a questi mercatini. Comprai, questo ragazzo non so da dove abbia preso i prodotti, non ho mai chiesto, però aprì il cofano della macchina e aveva dei jeans Moschino, Versace, Armani, una gonna Prada. Questa gonna Prada è quella che mi è rimasta impressa più di tutte. Stava vendendo tutta questa roba nuova con le etichette dalle 3 alle 10 sterline. Ho detto: questo è un ragazzo pazzo, perché com'è che fai a vendere delle marche che sono così conosciute in tutto il mondo a questi prezzi? Ovviamente è un mercatino dell'usato dove non ti danno scontrini. Io non ho chiesto niente, ho comprato tutto quello che aveva e mi ero fatto un bel gruzzoletto in quella settimana, perché io compravo e poi durante la settimana vendevo su eBay. Questa gonna Prada la comprai a 3 sterline e la vendei in Finlandia per 150 sterline. E lì ho pensato: ah, questo business online funziona. Così che il problema lì era che
L'unica cosa è che io non potevo riandare la settimana prossima e ricomprare la stessa gonna Prada perché so che lui non sarebbe stato lì. Perciò il problema è che questi prodotti non erano rifornibili. Io non potevo, dopo che finivo, se sapevo che questo prodotto aveva una domanda di 100 al mese, ovviamente non potevo trovare 100 gonne Prada perché era un mercatino dell'usato. Così nel 2014 arrivò la mia bambina. E questa è stata una di quelle spinte dove, se facciamo un esempio con la macchina, vai dalla prima alla quinta, in una terminologia di motivazione, perché ovviamente è nata la mia bambina e io sto ancora andando a lavorare e non so se voi avete lo stesso problema, però io per andare a lavorare dovevo alzarmi alle 6 del mattino per andare a un lavoro che iniziava alle 8. Perché c'era tanto di quel traffico per andare al lavoro che ogni mattina mi stavano crescendo i capelli bianchi. Dal nervoso, dal fatto che mi stavo facendo 37 km per andare lì e 37 km per tornare a Caterpillar, e arrivavo 5 minuti in ritardo e il mio boss mi faceva un casino: sei in ritardo. E gli dicevo: scusa Neil, vuoi che prenda un aereo, vuoi che prenda un elicottero per venire al lavoro? Ovviamente ogni giorno questo era uno stress, ma lo stress maggiore per me era che, nonostante mi stia alzando alle 5 del mattino, doccia, colazione, uscire alle 6, 2 ore prima per fare 37 km, che di solito ti fai in 30-40 minuti, no? Arrivavo lì in ritardo perché non avevo controllo del traffico che c'era e mi diceva che ero in ritardo e per di più la mia bambina si svegliava dopo di me, perciò non la vedevo la mattina e di sera quando tornavo a casa finivo di lavorare alle 4:30, altre 2 ore di traffico, erano le 6, la bambina stava andando a letto. E questa cosa mi spaceva, mi mandava pazzo perché questa bambina non sapeva neanche chi era il papà, perché praticamente non la vedevo mai. Ed era questa la motivazione che mi spinse a iniziare a fare quello che vi farò vedere in un momento. Lei è stato il mio perché, la ragione per la quale ho cominciato a rischiare tutto quello che ho fatto per iniziare questo business su Amazon è Valentina, la mia bambina. Adesso abbiamo anche Enzino, perché poi come ho iniziato Amazon, sai, siamo restati più a casa, avevamo più tempo anche di fare bambini. Adesso abbiamo anche Enzino. Però il mio sogno, la mia vita, la mia visione del 2002, quando lascia l'Italia, ora sta per diventare realtà. Perché quando vuoi una cosa, la fai accadere. Ora, era marzo 2015 che trovai un mentor. Purtroppo mio padre passò nello stesso anno che nacque Valentina. Però mio padre aveva tante ore di straordinario che gli erano dovute e le diedero ovviamente a me, a mia madre e mia sorella. Siamo in quattro, eravamo in quattro. E io avevo un lavoro, mia madre e mia sorella purtroppo non erano così fortunate, perciò dissi a loro: tenetevi tutti i soldi, però ho visto questa opportunità, fatemi prendere almeno i soldi per comprare questo corso. Comprai questo corso su dropshipping, incominciò tutto così. Era marzo 2015 quando cominciai a prendere 3 persone delle Filippine, e poi vi dirò un po' di più nel corso di questo webinar. Come funziona? E cominciai il mio business, ok? Dovevo farlo per me, per la mia famiglia e soprattutto per mio padre. E qui, scusate, ma ogni volta che ne parlo mi emoziono un po', perché credo che mi abbia aiutato anche lui. Però avevo assunto Cheb, quello sulla sinistra, poi dopo 15 giorni ho preso Cheri e Kim, che diventarono la fondazione e i pilastri della mia azienda. Entro 3 mesi stavo già vendendo 60.000 dollari al mese tra America e Inghilterra. Ok? 60.000 dollari mi stavano dando un profitto netto del 15%. Stavo facendo circa 7.500 dollari, che facciamo che siano 7.000 euro al mese. Stavo facendo più di 3 volte di quanto stavo guadagnando a Caterpillar. E ovviamente pensai: ma se io faccio questo full time invece che solo 3-4 ore al giorno, come finisco di lavorare, cosa succederebbe? Pensavo anche: se io non,
perché avevo una bambina lì, ragazzi, eh. Se pensate a un lavoro sicuro, questo è pazzo, ho lasciato il lavoro sicuro per iniziare questa cosa che non sa come andrà a finire. Però alle volte, non so se conoscete Tony Robbins, che è uno dei marketers più famosi al mondo, dice sempre che devi bruciare la barca se vuoi imparare a vivere nell'isola. Perché se sbarcate in un'isola e dovete trovare roba da mangiare, se sapete che c'è una barca che vi può riportare al mondo civile, prendete la barca e tornate. Però se bruciate la barca, farete di tutto per imparare a sopravvivere. E così ho fatto, bruciai la barca e qui cominciai a vendere su Amazon. Fatemi spostare qui che non vedo la presentazione. Come ho detto, decisi che se non l'avessi fatto al momento, forse me ne sarei pentito tutta la vita. Così nel 31 giugno 2015 cercai su Google lettera di dimissioni e dopo 10 minuti quella lettera era già sulla scrivania del mio boss e gli dissi dove dovevo lavorare, si chiama resignation time, ora non mi ricordo come si chiama in italiano, però quando dai le dimissioni devi lavorare un certo periodo e decisi di lasciare a buoni termini, lavorai un altro mese, nel frattempo il mio business arrivò a 70.000 e dopo che lasciai lavoro avevo cominciato a impiegare molte più persone e poi il business è cresciuto. Ho fatto tante cose bene e ne ho fatto tante che erano anche sbagliate. Però dopo aver fatto questo per 4 anni ho scoperto come trovare prodotti con profitto che vendono su Amazon, come espandere a livello internazionale mentre la maggior parte delle persone, dei guru, vende solamente in un marketplace. Io vendo in 9 marketplaces. E ho imparato come creare il mio marchio col private label. Sono andato dal dropshipping, ho visto cosa vendeva col dropshipping, trasformato in FBA di retail. Ho imparato a contattare brand, a contattare manufacturers, a contattare fabbricanti, grossisti, per diventare autorizzato di vendere marche che sono già conosciutissime in tutto il mondo, per le quali non hai bisogno né di pay per click, né di lanci e niente, che sono già conosciutissime a livello mondiale e che mi diedero la possibilità di avere tantissimi prodotti da vendere. Perciò, come vi ho detto, io sono uno che si muove a 100 all'ora tutti i giorni. Ora, siete curiosi di vedere cosa è possibile con Amazon e i risultati recenti che ha avuto? Ovviamente Amazon ti fa vedere, non so se ci sono venditori di Amazon in questo webinar adesso, vi fa andare solo 2 anni indietro. Questi sono i miei ultimi 2 anni. I primi 2 anni non li posso far vedere qui, però già negli ultimi 2 anni vi posso dire che ho venduto più di 4 milioni e 76 mila sterline in Inghilterra, ho venduto più di 2 milioni e 70 mila dollari in America, e questo è il market tedesco, dove a quel punto ho cominciato col Pan-EU e le vendite andarono da così a così. Ho venduto negli ultimi 2 anni 219 mila euro in Germania. E in Germania, Francia, Italia e Spagna le vendite sono di grossisti perché lì vendo solo FBA, tutto in automatico. Dove vedete qua nello schermo che sto facendo 26% in alcuni prodotti, 20% su altri, 57% di guadagno in certi altri prodotti, una media del 30% che su 2.000 e 219.000 è un guadagno netto di 65.000 euro negli ultimi 2 anni. Solo in Germania. E lì mi fermai quando feci questa calcolazione su Google, ho detto questo business funziona, vuole veramente bene. E questo succede anche in Spagna, in Francia, questa è Francia 101.000, in Italia 84.000, in Spagna 70.000. E la parte migliore di tutto questo è che funziona tutto in automatico. Anche quando dormo, se vedete qua alle 3.23, alle 3.24, 3.24, 3.30, 3.35, le vendite stanno arrivando continuamente, anche quando dormo. Perciò questo è un business che sta funzionando adesso in autopilot perché ho fatto delle relazioni con dei grossisti che mi possono dare abbastanza prodotti che mi durano tutto il mese. Su FBA potrei lavorare un'ora alla settimana per guardare che ho abbastanza inventario che mi duri tutto il mese, no? Come vedete qua, vendite in Italia, Giappone, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, da tutte le parti.
Il Giappone sta veramente aumentando, come vedete qua. L'unica cosa che capisco dalle email che mi arrivano dal Giappone sono il prodotto che ho venduto, perché tutto l'altro è in giapponese, non lo capisco. L'ho fatto già abbastanza con l'inglese, ma il giapponese ancora non lo capisco. Poi mi arrivò questa domanda di un scusate, di un manager di Amazon che mi dice, ve lo traduco perché in inglese dice: siccome sei un esistente, incredibilmente impressivo venditore su Amazon in Inghilterra e in Europa, potremmo lavorare molto facilmente per trasferire i tuoi prodotti anche in Australia. Io sono il tuo account manager e ti assisterò con tutto questo. E ovviamente, come potete pensare, ho cominciato a vendere anche in Australia. Era il mio nono marketplace. Ora vendo in tutto il mondo. Io ho scoperto tutto questo nel modo più duro, perché ho fatto anche tanta di quella ricerca come molti che credono di imparare gratis hanno fatto. Purtroppo non funziona. Ho provato a farlo gratis. Il modo più duro, voi avete ovviamente la possibilità di farlo nel modo più semplice con un mentor, ma il modo più duro era: guardate qua, se cercate dropshipping su Google, vi arrivano, se cercate dropshipping su Google, ci sono 113 milioni di risultati. A meno che voi non siate vampiri che hanno una vita eterna e hanno il tempo di andare a vedersi 113 milioni di risultati, guardarvi video, che poi non so se vi capita anche a voi, quando cercate una cosa sia su Google che su YouTube, non arrivate mai a quella risposta che state cercando. Dovete guardarvi minimo 30 video per arrivare almeno a uno che vi dia un po' un'idea di quello che state cercando. E il modo più duro era questo: provare a cercare di imparare le cose gratis, trascorrendo ore e ore cercando su YouTube. Non riuscivo a trovare prodotti da vendere ed era difficilissimo per me trovare fornitori per avere prodotti che erano riassortibili. Come la gonna Prada, io non potevo riaverla con lo stesso rivenditore perché quel ragazzo era lì quel giorno, non c'era più. Ora, volete sapere il modo più facile? Questo è il modo che vi darà la possibilità di accelerare il vostro successo, come sta facendo con i miei studenti. Perché non è di me che mi piace parlare. Ora io faccio questo per la passione che mi dà vedere i miei studenti trascorrendo la stessa strada che ho fatto io. Quando mi contattano dicendo che hanno fatto la prima vendita, è come se l'ho fatta io, perché vuol dire che il sistema funziona non solo per me, ma è replicabile. Negli ultimi 4 anni ho venduto milioni di euro e non sapevo neanche la metà di quello che so ora. Vorrei fare una chiarificazione qua, che i risultati non sono tipici. Roma non è stata costruita in un giorno. Solo gli studenti che lavorano duro potranno ottenere lo stesso tipo di successo che sto avendo. E non si tratta di un sistema di quelli rapidi dove diventi ricco domani. Questo lo voglio chiarificare. Questo non è uno di quei post che ammettono. Io vedo tanti di quei post su Facebook dove dice: se clicca qua che con Bitcoin metti 50 euro e domani ne hai 150.000. No, no, quelle sono tutte cose fasulle. Questo è un business legittimo che però bisogna applicare. Cosa imparerete? Segreto numero uno è come avviare il vostro business da casa, anche part-time, senza mai vedere o toccare un prodotto, che è il cosiddetto sistema dropshipping. Segreto numero due è il potere della distribuzione di Amazon in tutto il mondo con multiple fonti di reddito, FBA Retail e Private Label. Il segreto numero tre che imparerete con me è come esternalizzare voi stessi con l'attività e la collaborazione di impiegati di oltreoceano e automatizzare il vostro business con il software giusto per accelerare la scalabilità del vostro business. Il segreto numero uno, dropshipping. Io mi ricordo sempre che dicevo: cosa devo vendere? Come posso trovare prodotti da vendere? Quale nicchia devo usare? Pensavo che solo se trovassi almeno un prodotto che vende 1.000 volte al giorno mi faccio 3.000 sterline di guadagno, se mi faccio 3 sterline di guadagno per ogni volta che vende. Ora ho imparato come trovarne migliaia di questi prodotti. Vi
Voi immaginate di trovare centinaia di migliaia di prodotti che non possedete e avete un software che gestisce il vostro inventario e i prezzi in automatico, mentre potete promuovere i prodotti del rivenditore che pagate solo dopo che avete venduto. Se perciò io sto vendendo questo a 100 sterline, lo metto su Amazon per 100 sterline, però io riesco a comprarlo a 50 da un grossista. Un cliente mi compra il cellulare, che poi questo costa circa 900 sterline, però facciamo che sia 100. Ti compra il cellulare, tu lo compri a 50 e gli dici al fornitore, me lo mandi direttamente a quel cliente. Perciò metto l'indirizzo del cliente, io questo non l'ho né visto né toccato, ordino, mando al cliente, il cliente lo riceve e io mi tengo le 50 di differenza. E questo è come funziona il dropshipping. Come vedete qua, per darvi un'illustrazione un po' più generale, vedete il consumatore finale ordina nel vostro negozio online, poi voi ordinate all'ingrosso e loro mandano direttamente al consumatore finale. E questo è quello che è successo anche al nostro Ernesto, che è un ragazzino di 57 anni che nella prima settimana che ha iniziato a vendere, ovviamente ha fatto il mio programma. Dopo 15 giorni ha cominciato a mettere i suoi prodotti online, ha imparato un po' come funzionava, perché abbiamo un portale digitale dove ci sono tutti i video per come cominciare con il vostro account su Amazon, come collegare il vostro account con il software che gestisce l'inventario, con il software che gestisce i prezzi. Perciò diventa un sistema che funziona tutto in automatico una volta che è tutto collegato bene. Ernesto, qui dice, come vedete, volevo fare pubblicamente qui sulla pagina i ringraziamenti ad Emanuele Vinci, un ragazzo italiano come me, emigrato in Inghilterra qualche anno fa e che sta avendo un grande successo nel mondo Amazon. Un giorno ho scoperto che oltre ad acquistare su Amazon si poteva anche vendere. Mi fa ridere Ernesto. Ernesto di Roma. Si potevano anche vendere i prodotti. Da allora la cosa mi ha incuriosito e ho girovagato su internet alla ricerca di notizie e una sera si è imbattuto su uno dei miei video su YouTube, anche se era in inglese. Ancora lo sta studiando e mi chiede l'amicizia. Io ovviamente accetto l'amicizia, soprattutto quando sono amici italiani, almeno che non siano altre persone su cui abbiamo dei contatti in familiare, no? A quel punto non avevo neanche il corso in italiano. E lui mi disse se c'avevo un corso, gli dissi che lo stavo preparando. Comunque, per tagliare una storia corta, lui sta parlando qua. Mi disse lo sto preparando bene, ho fatto e finalmente un mesetto fa lancia il suo webinar. Lui assistì a un similar webinar che sto facendo adesso. Lui si iscrisse subito, webinar pazzesco, non ci ho pensato neanche una mezza mazza, una mezza volta. E il martedì successivo, il 2 aprile, inizia l'avventura e anche le prime vendite. Ernesto, 57 anni, appena diventato nonno, dopo la prima settimana aveva già venduto 1000 sterline, perciò si è fatto circa, nella prima settimana che iniziò, circa 200 sterline di guadagno, che non è male per dire che non ha tanti prodotti. E qui abbiamo un esempio di un prodotto che ho trovato e qui anche è un esempio di un prodotto che non dovete pensare, questo vende su Amazon, no, ci sono delle tecniche per trovare prodotti che hanno una velocità di vendite mensili, come questo per esempio, che noi vendiamo a 22,30 e compriamo a 5,98. Però come vedete nel grafico qua, abbiamo un guadagno di 7 sterline 71 per prodotto, però vende 167 volte al mese, che ci dà un guadagno netto di 1.287 al mese, che non è male. Se pensate che io andavo a lavorare 40 ore alla settimana e mi facevo i capelli bianchi per arrivare lì in tempo e poi mi facevano un casino perché ero 5 minuti in ritardo e ora mi faccio la stessa paga con un prodotto. E questo è che mi fa veramente sentire bene quando ci penso. È stata la decisione giusta lasciare il mio lavoro per iniziare questo full time, che non vi consiglio. Vi consiglio di incominciare come ho fatto io, part time. Poi, quando cominciate ad arrivare a uno stipendio che è più di quello che prendete nel vostro lavoro attuale, poi potete anche lavorare su di questo full time. Il segreto numero due. Ora, siete d'accordo che quello che usiamo tutti i giorni è anche usato da altri paesi e culture? Ovviamente utilizziamo tutti il lamette,
utilizzate tutte le lamette, dentifricio, rotoli di carta igienica. Qui imparerete come trasformare le vendite dal Regno Unito con prodotti che sono che finiscono, perché le lamette le dovete ricomprare continuamente. Qui, una volta che avete fatto il dropshipping, sapete che questo vende ora 100 volte al mese. Ora avete una analisi focalizzata nei vostri dati di quante volte vende un prodotto, guardando i vostri stessi dati, con i quali potete contattare un grossista dicendogli: "Hey, io ho una domanda mensile di 100 telefonini", e li potete comprare in massa, boom. Perché sapete che vi fate 50 stelline ogni volta che lo vendete, no? E se voi sapete che vi fate 50 sterline 100 volte al mese, quelle sono 5.000 sterline di guadagno, che non so voi, però sono abbastanza interessanti quando state cercando un modo di generare dei soldi online con un sistema legittimo, non di quelli che diventate ricchi domani, come tanti, tanti fanno pubblicità oggi. Qui imparerete come trasformare le vendite dal Regno Unito, gli Stati europei e distribuzione in tutto il mondo attraverso analisi focalizzata dei vostri dati per fare delle decisioni d'acquisto calcolate e intelligenti che non sono neanche estimate, le state calcolando dai vostri dati stessi. Imparate come contattare grossisti e produttori per aumentare la redditività, perché quando cominciate a comprare da retail, retail vuol dire l'ultimo distributore. Verso la catena di montaggio va retail, wholesaler and manufacturers. Manufacturer è il fabbricante, wholesaler è il grossista, e il retailer è l'ultima catena di montaggio, poi c'è il venditore di Amazon. Perciò se voi state comprando prodotti dal retail, a quel punto sapete che avete una domanda di 100 di questi, incominciate a cercare grossisti e fabbricanti per diminuire i costi e aumentare i guadagni. Ok? Tutto questo senza alcun servizio di assistenza clienti, telefonate, rese, solo la potenza di Amazon. Perché Amazon con FBA fa tutto lui. E vi faccio un altro esempio. Stavamo parlando di lamette, giusto? Ovviamente queste lamette le ho trovate e vendono 296 volte al mese e queste mi fanno solo un guadagno di 2,57 l'una, però vendono 300 volte al mese, sono 760 di guadagno netto mensile assicurato. E già con due prodotti vi sto facendo vedere come si fanno 2.000 sterline di guadagno al mese, lavorando circa 15 minuti, perché adesso so che questi prodotti vendono. Io posso andare a piazzare un ordine con i miei grossisti. Gli faccio un ordine di 300 lamette e un ordine di 160 scalette per il bagno per bambini e mi sono fatto 2.000 sterline al mese e posso andare in vacanza perché so che mi entrano quei soldi. Però per farvi un esempio, ora abbiamo 25.000 prodotti in Inghilterra e ne abbiamo 13.000 in America e abbiamo circa 1.169, credo, in tutti gli Stati europei come FBA. Per farvi un esempio, i criteri per la scelta. Adesso qua, prima di incominciare, guardo la vostra chat, perché non voglio che resto troppo indietro con le domande che state facendo, però vi chiedo di prendere carta e penna perché la prossima parte del webinar è molto intensa e voglio che prendiate degli appunti perché voglio che lasciate questo webinar con delle informazioni che potrebbero aiutarvi a fare il vostro business su Amazon anche senza comprare il mio corso, anche se poi vi consiglio di prendere il corso, però voglio che prendete carta e penna per prendere degli appunti e ora mi fermo un attimino per vedere la chat. Ora vediamo cosa mi state chiedendo. Ciao Calabrese, vivo a Torino, ciao a tutti, questi li ho già letti prima. Elena da Pisa, dicevo, ti sentivo l'accento. Questi, ok, questi li ho letti prima. Un attimino, arriviamo a dove non ho ancora letto. Sì. Fabio dice sì. Dario, ciao a tutti. Non sento l'audio. Mi ha fatto emozionare. Oh, quello non lo posso leggere. Dario, allora l'audio lo senti adesso? Sì? Dario, ci sei? Ci sei ancora? Lo senti l'audio adesso? Sì? Ok, sembra che Dario li sente. Ha detto una parolaccia, poi ovviamente non la posso leggere.
Luca dice sì, ok, quindi Carlo dice, quindi con il dropshipping possiamo vendere prodotti su Amazon di altri venditori senza doverli comprare prima. Non devo comprare ad esempio 100 pezzi e poi sperare che vendano. No, Carlo, questo è proprio quello che facciamo. Noi mettiamo prodotti online, quando vendono, solo quando vendono, allora piazziamo l'ordine col fornitore e ci teniamo la differenza. Non sento più, Giuseppe, che ci senti adesso? Ilenia dice, partendo da zero, Amazon chiede 39 € al mese per l'iscrizione con account a venditore. Poi si deve cercare un drop. Io ho visto facilecina.it che chiedono oltre 200 per avviare il loro dropshipping, quindi in sostanza qual è il dropshipping migliore? Il dropshipping migliore è quello che vi insegnerò qui, Ilenia. Ovviamente FBA si paga anche quella. Allora, ovviamente ci sono spese. Se devi fare una casa, Elenia, hai bisogno di mattoni, di sabbia, cemento e di manodopera. Ti può costare migliaia di euro per fare una casa. Il business online ti costa 39 € al mese per l'Amazon. E poi ci sono altre spese di altri due software che non ti arrivano neanche a 200 € al mese. Però, come ti ho fatto vedere giusto un minuto fa, come si chiama? Ernesto, quelli se li hai fatti in una settimana. Ernesto si fa, nei primi 2 mesi si fa i soldi che ha pagato per il mio corso e in più paga tutto con i soldi dei prodotti che sta vendendo. E c'è anche Samuele, c'è anche Federica, c'è anche Carlo, ci sono tante altre persone che stanno vendendo già dalla prima classe. Mi fai morire il tuo accento, purtroppo ho speso un sacco di soldi in corsi senza riuscire a vendere nulla. Hai preso i corsi sbagliati, Giuseppe, scusami, però. Bisogna trovare il giusto mentore. No, non sto dicendo che sono io, però sto dicendo, magari hai sentito, sì, ti sento, ma non ho detto parolacce. No, l'hai scritta. L'ho visto prima che ti sei emozionato e hai messo una CAZZO. Ti ho perso 100.000, ora voglio un mentor. Grazie a tutto, tutto chiaro, fantastico. Grazie, ok, ho recuperato con le domande, continuo ad andare avanti. Spero che abbiate carta e penna adesso, ragazzi, perché la cosa si fa intensa. I criteri per la scelta di un prodotto FBA. Prima di tutto volete che sia un prodotto di almeno 15 sterline per farvi un buon guadagno e poi dovete vedere che abbia, questo è per FBA di retail, no? E dovete vedere che abbia un minimo di 3 venditori perché altrimenti siete su delle acque pericolose dove ci sono gli squali private label che potrebbero mandare dei complaints, delle lamentele su Amazon. Perciò volete assicurarvi che ci siano almeno 3 venditori. Numero 1, trovare il miglior best seller ranking della categoria del prodotto sulla pagina del prodotto nella sezione informazione prodotto. Cosa è il best seller ranking? Il best seller ranking è in una categoria, per esempio nella categoria casa e cucina, ci sono milioni di prodotti. Quanto più si avvicina al numero uno, sono più alte le vendite, ma è anche più alta la competizione. Ok? Perciò il best seller ranking è il numero in cui ci si trova un prodotto tra numero uno e l'ultimo prodotto. Ok? Se perciò ci sono 1.500.000, quello che sarà 1.500.000 ha una vendita ogni 6 mesi, mentre quello che ha nel numero uno vende 300 volte al mese o più. Questo è il best seller ranking. A questo punto, una volta che avete il best seller ranking, potete utilizzare un software che si chiama junglescout.com/estimator per selezionare la categoria del prodotto appropriato, potete incollare il best seller ranking e il risultato è l'estimazione del numero di volte che quel prodotto può vendere in ogni mese. Ok? Ora tornate alla pagina del prodotto, ora avete un'estimazione di quante volte può vendere quel prodotto al mese, dovete vedere a quanto è il buy box. Il buy box è la prima fotografia che vedete di un prodotto nella pagina di Amazon. Quello si chiama buy box. Anche se ci sono 30, 40, 50 venditori, quello lottiamo tutti per avere il buy box, che è la prima foto che vedono i clienti. Quando andate su amazon.it e cercate un prodotto, la prima fotografia, quello è il buy box. Noi venditori lottiamo tutti per essere in quella pagina perché è da lì che avvengono il 95% delle vendite, ok? Perciò registratevi ora il prezzo del buy box. Ora abbiamo bisogno di calcolare quanti venditori competitivi ci sono, anche se questo negli ultimi 4-5
4-5 mesi è anche cambiato, perché prima dovevi essere entro il 2% dal prezzo del buy box per essere competitivo. Ora dipende un po' di più dalle vostre metriche, da quante recensioni avete, tante altre cose, i tempi di consegna, se siete FBM o FBA. Ci sono altri fattori, però in linea generale dovete vedere quali sono i venditori più competitivi su quel prodotto. Moltiplicate il tutto per 1.02 per vedere quanto è il 2% al di sopra del prezzo del buy box. Ok? Tutti i venditori che sono più del 3, 4, 5% sopra del prezzo del buy box, possiamo anche non considerarli competitivi. Ora, se ci sono solo due venditori che sono entro il 2%, sappiamo che se noi riusciamo a trovare un grossista col quale riusciamo ad avere un prezzo competitivo entro il 2%, a quel punto ci saranno tre venditori competitivi, perché ci sono già due competitori, più noi saremo tre. Il numero che avete trovato di vendite mensili nel punto numero 1 qua, lo dovete dividere per 3 per darvi un'estimazione mensile di quante volte voi vendereste quel prodotto, poi lo moltiplicate per 0.15 per farvi un'estimazione molto 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 conservativa del 15% per quanto profitto netto vi potete fare. E ora qui mi aspetto sempre tante domande perché è un po' complicato, ma facciamo l'esempio sul vivo. Andate su Amazon, cercate su tutti i dipartimenti. Una volta che siete qua, fate una ricerca col segno meno, è una parola che non vuol dire niente, perché Amazon così non capisce cosa le state chiedendo, vi fa vedere tutti i prodotti che ci sono in una categoria. Perciò andate su Amazon, scegliete una categoria, mettete il segno meno e cercate una parola così, che non vuol dire niente, di almeno 8 cifre, e vi fa vedere tutti i prodotti di quella categoria. Una volta che siete là, potete utilizzare un software chiamato DS Quick View Extended, io uso la versione estesa che costa circa 10 stelline al mese, dove posso nascondere i prodotti che vende Amazon. Ora qui potete anche selezionare un prezzo minimo di 15 sterline e assicurarvi che non ci sia Amazon come venditore anche su Jungle Scout. Qui troviamo un prodotto dove ci sono 29 venditori su un prodotto che si chiama Bileda Turbo Microfiber e abbiamo 9 venditori sulla Dyson V7 Motorhead Cordless, una di quelle aspirapolveri senza filo. Ed è su questa che ho fatto l'esempio. Questa Dyson vende 247 sterline al mese. Scusate, buy box. 247 sterline al mese. Ok, ci sono 9 venditori che la vendono per quel prezzo. Perciò il prezzo del buy box è 247,95. Se noi moltiplichiamo quello per 1.02, essere al 2% dal prezzo del buy box, che è questo 2,47,95, il prezzo che dobbiamo riuscire ad avere è 252,90, ok? Per essere competitivi. Jungle Scout stima una vendita mensile di questo prodotto di 928 volte. Se vedete qua, monthly sales 928. Perciò se facciamo 247,95 per 928 sono 230.000 di vendite totali. Però nella lista ci sono 9 venditori, ci sono solo due venditori prime che sono entro il 2%, gli altri sono sopra il 252 sterline, 252 euro e sono anche FBM, Fulfilled by Merchant. Perciò stiamo competendo maggiormente con due venditori prime, se facciamo FBA Retail. Ora, se dividiamo 230.000 diviso 3, 76.699 è l'estimazione di vendite nostre personali, perché stiamo dividendo l'estimazione di vendite totali diviso i venditori che possono fare competizione per il buy box. Se vogliamo fare un'estimazione molto conservativa del 15%, su quelle 76.000 dollari, euro, di vendite totali ci faremo circa 11.000 euro di guadagno al mese, ossia 138.000 all'anno. Ora, vi piacerebbe un guadagno del genere? Penso proprio di sì.
Qui, come vedete, vi faccio la dimostrazione di quanti prodotti ci siano, 9 venditori, è solamente Euro Electricals e AGC Retails sono entro le 252, poi tutti gli altri sono a un prezzo superiore o sono FBM, perciò hanno meno competizione. Questo è un esempio per farvi capire come funziona la formula. Ovviamente potete utilizzare anche prezzi più bassi, direttamente su Amazon, potete mettere il prezzo minimo e massimo direttamente su Amazon e fare una ricerca con prodotti così. Ora è tempo di contattare il fornitore. Sappiamo che possiamo vendere questo prodotto più di 300 volte al mese. Andiamo su quel link che c'è su Amazon stesso, vediamo che è Dyson. Possiamo contattare la Dyson direttamente con una semplice ricerca di Google e dovrete cercare Dyson tra virgolette e poi potete mettere manufacturer o fabbricante se lo mettete su google.it e vi dà il loro sito dove 99% delle volte c'è una cosa che dice contact us che potete cliccare e vi dà o un'email o il numero di telefono. In questo caso abbiamo anche il numero di telefono qui sopra dove dice Taking it to us is easy. You can call us e vi dà il numero di telefono 0800 298 0298. Potete chiamare direttamente. Se non le volete chiamare, potete mandare un'email cliccando sul Contact Us. Inviate un'email che dice così: Ciao, cari tutti, sono un venditore esperto di Amazon. Nel mio caso, posso dire anche che ho venduto quanto ho venduto. Voi potrete dire che avete un capitale così da investire su prodotti. Abbiamo guardato i vostri prodotti e siamo molto interessati. E dite che siete specializzati nella distribuzione internazionale vendendo in Inghilterra, Germania, Francia, Italia, Spagna e più recentemente abbiamo anche aperto un account in Giappone e Australia. La nostra gamma di prodotti varia su diverse categorie in casa, cucina, sport, attività all'aperto, casa e ristorazione. Abbiamo anche avuto grossisti di generi alimentari dove distribuiamo i loro prodotti attraverso Amazon FBA, attraverso Stati Uniti e 28 paesi europei. La stiamo contattando perché ho visto dei prodotti che hanno un potenziale molto alto di vendite come questo prodotto. Mettete il link della Dyson qua, mettete lo URL della Dyson, di quella aspirapolvere, che vorremmo comprare direttamente da voi ad un prezzo molto competitivo. Mettete il nome del prodotto con una stima vendita mensile di 300 volte. Potremmo chiedere cortesemente l'autorizzazione per la mia azienda. Di essere uno dei vostri rivenditori su Amazon. Sarei felice di inviare tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere questo nuovo rapporto di affari e cominciare al più presto. In attesa di un riscontro positivo, le mandiamo il nostro rispetto e cordiali saluti. Ed è così che incominciamo una relazione. Ora, 9 volte su 10 vi daranno l'autorizzazione perché molte brand, molte marche non sono neanche su Google o non sanno come funziona SEO, che sta per Search Engine Optimization. Non sanno come arrivare nella prima pagina di Google, perciò quando li cercate su Google non vi appariscono, dovete cercarli fino alla pagina 10, 15 e così via. Perciò quando vedono che ci sono dei venditori interessati a mettere i loro prodotti su Amazon, 9 volte su 10 vi diranno di sì. Ed è così che incominciate a fare i vostri ordini FBA. Una volta che otterrete l'autorizzazione, abbiamo un prodotto che venderà più volte al mese ed è così che incomincia ad ingranare, incominciate a fare girare la ruota. Sarete sicuro che il marchio vi ha autorizzato a vendere il loro prodotto ed è possibile ora espandere con la vendita FBA attraverso il Pan FBA EU e poi nel mondo, perché una volta che avete l'autorizzazione di vendere quei prodotti, potete chiedere alla Dyson chi sono i vostri fornitori, i vostri grossisti in America, chi sono i vostri grossisti in Australia e non dovete neanche fare esportazioni che vi costano una marea di soldi dall'Inghilterra all'Australia o dall'Inghilterra all'Italia. Potete chiedere a queste marche che sono giganti, almeno in Inghilterra la Dyson in America sono conosciutissime. In ogni locale che andate hanno quella cosa per asciugarvi le mani quando andate in bagno, in tutti i bagni. Dyson è una marca gigante. E vi possono dare il nome dei loro grossisti in tutti i paesi del mondo, dove potete poi, siccome siete autorizzati a quel punto, comprare per poi vendere su Amazon America, Amazon Inghilterra, Europa, Spagna, Australia e Giappone.
Ora, segreto numero 3. Mi ricordo che dicevo che non avevo tempo per fare tutte queste cose perché stavo impazzendo e stavo cercando di fare tutto da solo fino a che creai un team. Come avete visto, nel giugno 2015 avevo già tre persone, Cheb, Cherry e Kin. Scoprì come esternalizzare le attività con collaboratori professionali d'altroceano a basso costo mensile e gestirli in remoto con sistemi e software che mi hanno permesso di automatizzare il tutto e scalare velocemente. Perché se voi pensate che voi lavorate 8 ore al giorno, immaginate se potreste duplicare voi stessi 3, 4, 10, 15, 20 volte. Se duplicate voi stessi 3 volte, state lavorando 24 ore al giorno ora, non solo 8. Se duplicate voi stessi 10 volte, state mettendo 80 ore di lavoro in un business al giorno. Ed è così che il business scala velocemente. Ed è così che da zero sono arrivato a 60.000 in 3 mesi, perché quelle 3-4 ore che stavo facendo, ora avevo 3 persone che anche quando ero al lavoro, prima di lasciare il mio lavoro, stavano già lavorando 24 ore al giorno con le cose che io gli stavo insegnando. Queste persone da oltreoceano costano praticamente niente, costano 250 dollari al mese. Ora, vi sto dicendo che dovete avere una spesa del genere? No, assolutamente. Io ho cominciato a prendere loro perché io volevo rischiare, io lo volevo lasciare quel lavoro. Li presi quando il mio business stava cominciando a fare almeno 300 dollari di guadagno, perché avevo ancora il mio lavoro, avevo ancora il mio lavoro sicuro, tra virgolette, che lavori non sono mai sicuri, e ho detto questi soldi sono come una cosa extra, li metterò su personale. Perciò è lì che ho preso Cheb, poi come ho messo Cheb, che lavorava 8 ore al giorno, 40 ore alla settimana, le vendite sono cresciute, ho preso Keen e Cherry perché ho visto i risultati e adesso il business stava facendo già 6-7 mila dollari di guadagno, per me spenderne 2,50, 5,750 in un team che lavora per me, in una squadra che lavora per me anche quando ero già ancora al lavoro. Mi ha aiutato a crescere fino a 60.000 entro 3 mesi ed è così che poi riuscì a lasciare il mio lavoro. Ora voi vi chiederete com'è che paghi solo 250 euro? Perché l'economia lì nelle Filippine, che è lì da dove prendiamo i nostri lavoratori, che sono delle persone molto genuine, molto educate, molto reliable, come si dice in italiano, sono sempre lì a lavoro, fanno le loro ore. L'economia è più bassa, per loro 250 dollari sono come una paga di 1.500 euro, perciò non è che li stiamo sfruttando, sono delle persone che hanno delle qualificazioni, alcuni dei miei lavoratori, dei miei impiegati hanno fatto università, altri sono insegnanti, altri erano infermieri, però volevano lavorare da casa e io gli ho dato la possibilità di fare questo. Loro adesso anche loro possono lavorare da dove vogliono, con un laptop, con un portatile, possono lavorare da casa e spendere tempo con la loro famiglia. L'altra domanda che mi viene in testa è come posso assicurarmi che questi dall'altra parte del mondo stiano lavorando per me? E ci sono dei software che mi danno la possibilità di vedere quante ore stanno facendo. Come vedete adesso Ruby ha fatto 9 ore e 5, abbiamo Gladys che ha fatto 8 ore 17, Doreen 7 ore 21, Cherry Lynn 6 ore 37 e possiamo anche vedere le loro schermate di che cosa stavano facendo quando erano a lavoro. Posso vedere esattamente sia i siti che hanno visitato, sia le applicazioni sulle quali sono state, per esempio se erano su Microsoft Word, Microsoft Excel, ovviamente se erano su YouTube o Facebook, quei minuti in cui erano lì, non glieli pago. Questo software mi dà addirittura l'opportunità di vedere se stavano utilizzando il mouse o la tastiera e quanto lo stavano utilizzando. Perciò è un software che mi dà la possibilità anche di vedere quante pause hanno fatto. Come vedete, Bernard, l'ultima volta che ha lavorato erano 12 ore fa, ha fatto 4 ore e 41 e si è fatto una pausa dalle 2 alle 4 del mattino, poi ha lavorato dalle 4 fino alle 7, 8 presa poco, poi dalle 8 non ha più lavorato. Potete vedere veramente tutto. E qui vedete tutti gli screenshots, tutte le schermate, perché questo software fa una
schermata ogni 3 minuti. Io ho anche mia sorella che lavora nel mio business adesso, lei mi aiuta a piazzare gli ordini. E senza che lei sapesse niente, ho messo, c'è un'altra cosa che si può fare, ovviamente per la privacy, non lo faccio ai miei impiegati, però per farmi una risata con mia sorella, gli ho messo anche la fotografia, ti fa una fotografia ogni 3 minuti, e ovviamente lei comincia a lavorare la mattina, che non si è ancora fatta i capelli, sembra una leonessa, e mi ha fatto ridere tanto. Poi gliel'ho detto, guarda che ti ho fatto queste foto, e gli ho detto, no, non ci credo. Adesso cambiamo argomento, dai. Però se volete, se avete l'autorizzazione dei vostri impiegati, potreste anche fare delle foto per assicurarvi che sono loro là e che non stanno solamente cliccando un bottone. È una cosa che potreste richiedere ai vostri impiegati. E la paga per 16 persone che abbiamo nella nostra compagnia adesso è di 1.383 ogni 2 settimane, perciò con 2.600 ho un team di 16 persone, che non potete trovare da nessuna parte per quel prezzo, perché una paga minima qua in Inghilterra adesso mi sembra che per ora la paga minima per legge è 9 sterline all'ora. Fate i conti, minimo 2.000 sterline al mese per impiegato. Invece così possiamo avere dei freelancer che lavorano per noi 40 ore alla settimana a un prezzo molto modico. Sta incominciando ad aver senso come funziona questo business, e qui mi fermo altri 2 minuti per vedere la chat, perché vedo che state scrivendo. Ok, tutto chiaro. Fabio dice tutto chiaro. Luca dice: ma se sono all'inizio non posso scrivere tutto questo nella email di richiesta di collaborazione, non dire la verità. No, infatti questo è il mio esempio, Luca. Voi direste: sono solo un venditore di Amazon. Questo, io ho praticamente tradotto la lettera che ho fatto io qui, perciò scusate se vi ho confuso le idee. Voi direste: sono un venditore di Amazon, voglio investire questo capitale sul vostro prodotto per venderlo in Inghilterra, Italia, Spagna, Francia, tutto quanto. Sappiamo che questo prodotto ha una domanda di tot, è così che comincia la relazione. E potete anche, se poi non parlate l'inglese, Luca, potete anche mandare una email, e io ovviamente tutti i miei studenti li aiuto anche con traduzioni se necessario in inglese, tutto quanto, perciò ecco quello che faccio. Giuseppe dice: che figata. Fatemi sapere se è tutto chiaro, ragazzi. Per adesso state capendo come funziona, sì? Fatemi sapere in chat. Ci siamo? Elena, chiaro, fantastico. Ok, sì, tutto chiaro. Ok, Dario, grazie. Elena, Stefania. Ok, grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. I fornitori di quali paesi sono? I fornitori, tutti pensano Alibaba, AliExpress. No, perché a me, quando mi entra un cliente, io voglio che il cliente riceva le cose entro 2 o 3 giorni, non entro 28 giorni, che tutti pensano che dropshipping lo fai da Alibaba. Tutti i miei fornitori sono qua in Inghilterra, perciò quando io metto un prodotto so che riesco a soddisfare il cliente entro 2 o 3 giorni. Ok? Perciò tutti i fornitori sono locali. Ci sono anche dei fornitori in Italia che fanno dropshipping, che vi potrebbero interessare, che sono gestiti dal nostro software. Arrivano tutti entro, parlo dell'estensione Quick View Extended. La estensione DS Quick View Extended serve per farvi vedere subito qual è il best seller ranking, quanti venditori ci sono, tutte queste cose, senza che dobbiate cliccare sul prodotto e guardare nella descrizione dove c'è l'asin e tutte queste cose. Ma nel tuo esempio io dovrei comprare uno stock di prodotti e non fare dropshipping, scusa, non ho capito. Il sistema funziona così. Per chi non ha capitale da investire su inventario, può cominciare col dropshipping, perché lì non hai bisogno di nessun investimento. Stai vendendo prodotti di altri fornitori senza investire in capitale in inventario, e compri solo dopo che succede la vendita. Però dopo 30-60 giorni stai cominciando a farti soldi con il dropshipping. A questo punto, invece che andare a comprarti una Maserati, potresti comprare stock, inventario da reinvestire nel business. A questo punto hai soldi da reinvestire, perché sai
dai tuoi dati degli ultimi 30-60 giorni, quanti prodotti hai venduto e quanti in quantità ne hai venduto. A questo punto puoi contattare grossisti. Quando contatti i grossisti puoi dire che hai una domanda di tot, perché lo vedi dai tuoi dati, dai tuoi reports, puoi incominciare a comprare in massa, se vuoi. Se no, puoi continuare col dropshipping fino a che hai un capitale maggiore, dove poi puoi cambiare veramente tutto il sistema da dropshipping a fulfillment by Amazon retail e incominciare col tuo private label. Nel corso ci sono tutte e tre le cose. Posso venire in Inghilterra e fare il corso? Quanto mi costa in più per fare la formazione insieme? Ci sentiamo in privato, Dario. Ok, ma Amazon liquida i soldi delle vendite subito? Se no, anche con dropshipping devo comunque avere un capitale di partenza. Ok, all'inizio Amazon potrebbe avere 14 giorni di tempo prima che ti rilasci i soldi. Dopo un po', nel mio caso, io posso prendere i soldi da Amazon tutti i giorni. Perciò, buonissima domanda, Elena. Dovresti avere un capitale di almeno 1.000-2.000 in una carta di credito per comprare i prodotti, che poi all'inizio non sarà così molto, eh? Poi piano piano mi ci sono trovata. Ah, ecco perché lo sai. Perciò devi avere un pochettino di cash per quei giorni. Poi dopo 2 settimane Amazon ti paghi la carta di credito e ti rimane il guadagno. Adesso, dopo le prime 2 settimane, invece che 1.000 ne hai 1.500, poi dopo altre 2 settimane ne hai 2.000, altre 2 settimane, ed è così che cresce fino a che poi il problema di cash non sarà più un problema, anzi. Ho letto che vendere prodotti elettronici con Amazon ci sono delle difficoltà in più in termini di autorizzazione e certificazioni, con che tipi di prodotti consigli di iniziare? Questo è per quanto riguarda il private label, Luca. Per quanto riguarda il dropshipping, stai vendendo prodotti da fornitori che hanno tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per venderli, perciò non è un nostro problema, anche con FBA dei retailers. Loro hanno già fatto tutto questo per noi ed ecco perché questo sistema è molto buono, perché stai utilizzando la forza di altre persone che fanno tutte queste cose per te, hanno già fatto i pay per click, hanno già fatto i lanci, hanno già fatto tutto. Sai già che questi prodotti vendono come pazzi su Amazon, anche se sono elettronici, in questo caso li puoi vendere. Se parliamo di private label, invece io non lo consiglio di iniziare con gli elettronici, perché le autorizzazioni e le certificazioni le devi fare tu. Per fare queste solitarizzazioni molte volte costa 10-20.000 sterline. Nel dropshipping devo prima comprare e poi vendo. No, devi solo mettere i loro prodotti online, Stefania. Li metti online e solo quando vendono compri, ok? Perciò non devi comprare prima di vendere, solo dopo che vendono. Se per esempio metto questo online, io non lo compro, lo metto online a 100 sterline, poi vende. Io lo compro a 50 solo dopo che ha venduto a un cliente là con il suo indirizzo. Allora compro dal mio grossista e dico al grossista di mandarlo all'indirizzo del mio cliente, e il grossista lo manda direttamente a casa sua. Ok, continuo con la presentazione. Sembra che stiate capendo, poi torno alle domande dopo che finisco, ragazzi. Grazie per le domande, perché è così che mi piace avere il webinar, quando chiedete e quando siete interessati. Come finiamo, poi rileggo tutte quelle che ho mancato e continuiamo. Così era marzo 2015 quando ho assunto il mio primo membro del team. Ora possiamo spendere 2 settimane a Miami, quando ci siamo sposati nel 2017, senza neanche aprire il PC in 15 giorni. E la mia azienda ha continuato a crescere. Ora, vi piacerebbe lavorare da qualsiasi parte del mondo, ragazzi. Questo è uno di quei business che vi potrebbe aiutare a realizzare questo sogno. Perché è una domanda stupida chiedere se vi piacerebbe, perché a chi è che non piace essere in grado di lavorare da qualsiasi parte al mondo senza avere quel andare nello stesso ufficio, nella stessa sedia tutti i giorni, come ho fatto io per 8 anni. Ora, vi piacerebbe avere un business che funziona completamente in autopilot, tutto automatizzato, come vi ho dimostrato. Vi faccio anche un esempio di Andy, dove ha iniziato a marzo 2018. Andy ha cominciato, no, aprile 2018, dove siamo? Fatemi vedere il mese che non mi ricordo più. Marzo, ha iniziato a marzo, dopo 15 giorni ha cominciato a vendere, è il primo mese, ma Andy
ha fatto circa 425. Ovviamente ha iniziato a marzo, dopo i primi 15 giorni ha imparato il sistema, poi ha creato un suo team come ho fatto io, ha cominciato a scalare e il risultato? Andy adesso sta vendendo circa 1000 sterline al giorno, come vedete lì è uno screenshot di novembre 2018. Ho parlato con Andy 2 giorni fa, mi ha detto che adesso ha superato i 300.000, come pure ha fatto l'Apo, vi farò vedere anche un video di l'Apo dopo. Però la bella cosa di Andy è che quando cominciò era marzo e come vedete qua a giugno le colonne in verde sono quelle dei guadagni. A giugno si è fatto 3.109, a luglio si è fatto 4.215, ad agosto si è fatto 3.136, a settembre si è fatto 4.004 e a ottobre si è fatto 7.900, quasi 8.000 di guadagno dopo circa 6 mesi che ha cominciato con me. Ovviamente ottobre, novembre e dicembre sono i mesi più grandi per noi venditori online. Io nel mese di dicembre riesco a farmi anche 50, 60, 70 mila sterline di guadagno solo a dicembre. Questi sono i mesi più occupati per noi venditori online. Però Andy non sapeva neanche come accedere ad un conto Amazon quando iniziò nel marzo 2018. E adesso sta veramente spaccando tutto. E questo ha funzionato anche per altre persone. Ora, immaginate se questo succedesse a voi. Perché io non sono uno speciale, assolutamente. Io, no, non, io ho un motto che dice mai sopra, mai sotto, sempre spalla, spalla, spalla. Praticamente non sentirti mai superiore o inferiore a nessuno, side by side, come si dice in Inghilterra, è quello che promuovo sempre anche ai miei studenti. Ed Andy è uno di quelli che anche lui non sapeva niente, gli ho detto devi fare così. Devi trovare questo numero di prodotti al giorno, perché anche se trovi 20 prodotti al giorno da mettere su il tuo negozio online, sono 600 prodotti in un mese. In 2 mesi hai 1800 prodotti che stai vendendo, in 3 mesi ne hai 2004. Però quando cominci ad avere già più di 1000 prodotti da solo in un mese, a quel punto stai già facendo delle vendite che puoi reinvestire a duplicare il tuo lavoro con un impiegato. E allora sono due persone che lo fanno, invece che 600 al mese, fai 1200 al mese ed è così che comincia a girare la ruota. Ora, fatemi chiedere, negli ultimi minuti, siete d'accordo che avete speso un buon tempo? Pensate che avete speso abbastanza buon tempo per adesso? Sì, molto, mi piace molto questo, spalla spalla molto, alla grandissima. Grazie ragazzi, mi fa piacere. Grazie Elena, grazie Luca, grazie. Ovviamente ragazzi, io in un'ora che ho sul webinar, anche perché mi rendo conto che in Italia adesso sono le 10:20 e voi state cominciando a diventare stanchi. Non posso spiegarvi come funziona tutto, un'ora no, non basta, non mi basta un giorno, forse non mi basta neanche un mese, perché se incomincio a parlarvi di Amazon, forse restiamo a chiacchierare qua per 3 mesi. Però ho un'offerta molto speciale che vi insegnerà tutto quello che dovete sapere e se vi deciderete ad agire velocemente sarà un'offerta veramente a poco prezzo perché ho intenzione, visti i risultati, di sollevare i prezzi già dalla settimana prossima. Le vecchie abitudini sono dure a morire e sono davvero difficili da cambiare. Io potrei lasciare questo webinar in questo momento e godermi un film con mia moglie perché per me Amazon sta funzionando, ve lo posso garantire, ve l'ho anche dimostrato in questo webinar. Se seguite la mia pagina su Facebook, lo vedete anche lì, se vedete cosa dicono i miei studenti. Io non sono uno di quei guru che dice senza fare, io faccio, poi dico. Infatti, io mi sono messo a vendere. C'è un po' di differenza tra quei guru che conoscete, che hanno venduto 10 euro e hanno fatto i guru. Io invece ho pensato di venderne prima 10 milioni prima di incominciare a fare il guru, che poi essere chiamato guru non mi piace perché, come vi ho detto, mi piace essere considerato un ragazzo con i piedi per terra perché mi ricordo sempre da dove sono venuto facendo il lavapiatti e cosa vuol dire lasciare la famiglia a casa e gli amici e non avere nessuno su cui parlare perché non parli neanche la lingua qua, perciò io so cosa vuol dire soffrire anche. Perciò se voi lasciate oggi senza investire nel mio programma non vi cambierà niente neanche a voi, giusto? Però perché sono un mentore e non un insegnante, ho intenzione di assicurarmi
che tu sarai un successo rompendo le vecchie abitudini come ha fatto Andy, come ho fatto io. Se vuoi un cambiamento che duri nella vita, l'offerta che ti sto per fare potrebbe essere la svolta giusta. Che cosa otterrete? Otterrete il corso dropshipping che è valutato a 1497. Imparare come avviare il vostro business da casa, anche part-time, senza mai vedere o toccare un prodotto, col metodo dropshipping. Segreto numero 2. Scoprire la potenza dell'Amazon Fulfillment e la distribuzione mondiale con multiple entrate in 8 mercati differenti, FBA, Retail e Private Label, valutato 2.997. Segreto numero 3. Scoprire come esternalizzare le attività con collaboratori professionali e automatizzare il vostro business con software giusti per crescere velocemente, valutata 9,97. Questo ha funzionato per Rob di Londra, che come lui era già un venditore esperto e dopo che ha iniziato come programma le sue vendite sono andate da 50.000 al mese a 75.000. Ha iniziato anche in Inghilterra, lui vendeva in America prima, e anche in Inghilterra sta già avendo delle vendite da appena iniziato perché già sapeva il programma. Daniel degli Stati Uniti, dopo le prime 3 settimane stava già vendendo 2.000 sterline su Amazon in Inghilterra. Sta dicendo che vorrebbe dare un grandissimo urlo a Emanuele Vinci per essere fantastico. Non mi piace neanche leggere queste cose, mi imbarazzano. Vede il suo business crescere seriamente nel mondo internazionale, perché lui ha seguito veramente tutti i consigli che gli ho dato. Si è anche aperto l'account in Giappone, sta vendendo anche in Giappone. Jenny Jordan con Michelle Kraus dall'Australia, anzi Jenny è australiana e Michelle Kraus è degli Stati Uniti, e loro avevano il miglior mese di sempre dopo che avevano comprato il nostro corso. Qui abbiamo Dylan dal Canada. Dylan è canadese e Dylan stava vendendo 100 volte in un giorno dopo circa un mese che aveva preso il corso. Adesso abbiamo anche degli esempi. Vi fatto vedere Ernesto, e questo è Samuele, uno dei miei studenti che ha iniziato. Infatti, mi sembra che era Ilenia che ha fatto quella domanda prima. Quanto capitale ci serve all'inizio? Samuele ha trovato quel problema perché ho chiesto come vi stanno andando le vendite, ragazzi, e lui mi dice che ne sta ricevendo troppo e non riesce a starci dietro con i soldi disponibili aspettando i pagamenti di Amazon. Infatti gli ho risposto, mi dice che mi vuole mandare questo lo metterò infatti nel prossimo webinar, quanto sta guadagnando Samuele, che sta facendo molto bene. Quando regolarizzo e arrivo a un buon punto, ti mando la dashboard, grazie a Manu. E gli ho detto, questo è uno di quei bei problemi da avere, perché se non hai abbastanza soldi per cooperare con le vendite che ti stanno arrivare, vuol dire che hai trovato dei prodotti che vendono tanto. Poi, come ti arrivano i soldi di Amazon, paghi la carta di credito, come stavo spiegando prima, e poi hai più soldi, perché adesso hai anche guadagni per crescere per crescere il vostro reddito. Questo è Lapo. Lapo è di Firenze, ha iniziato come... Ora non mi ricordo, comunque questi sono i suoi risultati dopo 6 mesi. Mi sto zitto per 2 minuti, vi faccio sentire cosa dice l'Apo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, mi chiamo l'Apo, sono un fiero alunno di Emanuele, l'ho conosciuto su Facebook, mi sono iscritto al suo gruppo, ho iniziato a seguirlo e poi ho fatto questo investimento sul corso che offre su Amazon per tutti i vari stili di vendita e devo dire è stato il corso che mi ha cambiato la vita. Sono riuscito a vendere intorno ai 200.000 pound in poco più di 6 mesi e niente, credo che sia un investimento assolutamente fondamentale per tutti se qualcuno vuole vivere il lifestyle che tutti sogniamo. Infatti ora sono qua in Taranga e questo posso ringraziare per questo posso ringraziare Emanuele e il corso che ha fatto veramente mi ha cambiato la vita e mi sta facendo vivere un sogno. Grazie a tutti. Grazie Lapo, non so se l'avete sentito, si sentiva, sì? Grazie Giuseppe, grazie, grazie, grazie Dario, grazie. Ok, grazie ragazzi.
L'APO in 6 mesi 300.000. Ed è lì che ho detto, io a quel punto io non stavo pubblicizzando, perché voi vi siete iscritti su questo webinar con un Facebook Ads. Io neanche sapevo come si facevano i Facebook Ads, pubblicità su Facebook. Però tutti i miei studenti mi dicevano, Manu, tu devi mettere, è un tuo diritto di far sapere come si fanno queste cose, perché ci sono tanti italiani che vorrebbero imparare. Io infatti non avevo pubblicizzato. Gli studenti che ho avuto finora erano tutti studenti che avevo ricevuto per aiutare delle altre persone sai, su gruppi privati. Mi chiedevano, ma insegni? Ho detto, ok, ti posso insegnare. Ho venduto dei corsi così. Però poi, come ho visto risultati come quello di Lapo, anche Lapo mi diceva, ma che aspetti a fare un corso in italiano? Ci sono tanti italiani che vorrebbero imparare. Ed è così che veramente ho cominciato a... non ci avevo neanche mai pensato veramente di fare corsi. Ora, se tu avessi due scelte, che è non spendere niente e cercare di capire tutto da solo, e ti guardi 130 milioni di video su Google, o scelta numero due richiede un piccolo investimento, però in cambio io ti posso dedicare tutte le risorse che vi garantiranno successo. È come avere una mappa per andare dall'altra parte dell'Inghilterra, o avere un satellite navigator, o un TomTom, non mi ricordo come si dice quello in italiano. Come avere un TomTom, si chiama TomTom? Ora non mi ricordo come si chiama, Satellite Navigator. Ora, vi posso chiedere, qualcuno me l'ha detto, adesso devo guardare perché altrimenti devo chiedere. Un satellitare, grazie Giuseppe. Io veramente l'italiano me lo sto dimenticando. E non sembra, quando non lo parli tutti i giorni. Ora, posso chiedervi una cosa? Mi consentite di offrirvi veramente tanto? Voglio dare di tutto e di più oggi. Non ho mai fatto un'offerta del genere, se non per gli italiani del primo corso, e la sto rifacendo oggi. Bonus numero uno, vi darò accesso a un gruppo Facebook e alla nostra comunità, dove ci sono io e tanti altri venditori che hanno superato anche il milione, 2 milioni, c'è cioè Marlo che ha fatto 2 milioni e 8. Bonus numero due, moduli per contattare fornitori e produttori provati da me, che hanno funzionato, con cui ho fatto tante relazioni. Bonus numero 3, modelli per colloqui di lavoro per trovare i migliori dipendenti all'estero, e vi aiuterò anche là. Bonus numero 4, modelli degli ordini e fogli di Google Sheet per calcolo dell'inventario e faccio l'estimazione dei prodotti e dei profitti e l'IVA. Però vi voglio dare anche di più. Voglio assicurarmi che non ci sia niente tra di voi e il successo. Perciò vi darò anche 6 settimane di insegnamenti live come questo, dove siamo su Zoom e posso avere uno share screen, vi faccio vedere quello che ho fatto, che faccio, vedete click by click, passo dopo passo, quello che sto facendo, potete farmi tutte le domande, questo che faccio per 6 settimane, dove nella prima settimana vi faccio vedere come si imposta tutto e come trovare prodotti da vendere. Settimana numero 2, vi faccio vedere come si fa dropshipping in America e in Inghilterra e come lo potete fare anche in Italia. Settimana numero 3, trasformazione di prodotti venduti con dropshipping e FBA con uso di documentazione del Seller Central. Settimana numero 4, FBA, come espandere in 28 paesi e oltre 700 milioni di acquirenti con FBA Pan-EU di retailer, ossia di prodotti e marche già conosciutissime, e nella quinta e sesta settimana andremo a vedere come costruire la vostra brand con un marchio e l'ordinazione del vostro campione, e poi come contattare i distributori cinesi, come fare lancio pay per click su Facebook e tutte queste cose. E poi, bonus numero 6, vi darò accesso al portale di formazione Dropshipping Fulfillment by Amazon FBA Retail Private Label, che è valutato a più di 6.000 euro. Se tutto questo vi darebbe la libertà di lavorare da dove volete, la libertà di lavorare quando volete, e vi ho fatto vedere quei due esempi solamente di quelle scalette per il bagno per i bambini, quelle Gillette, già 2.000 sterline di guadagno, lì vi potete ritirare. Se vi dà la capacità di continuare a crescere il vostro reddito, ne varrebbe la pena. Cosa otterrete? Otterrete come avviare il vostro business da casa anche part-time senza vedere toccare il vostro prodotto col modello dropshipping. La potenza dell'Amazon Fulfillment Center e la distribuzione mondiale con multiple entrate in 8 mercati. Come
come esternalizzare il tutto con collaborazione di professionisti e automatizzare il vostro business con i software giusti per crescere velocemente. Accesso al gruppo Facebook, bonus numero 1. Bonus numero 2, modelli per contattare fornitori e produttori. Bonus numero 3, modelli per colloqui di lavoro per migliori impiegati. Bonus numero 4, modello Google Sheet per inventario e ordini con calcolazioni automatiche. Bonus numero 5, 6 settimane live. Ogni martedì alle 9 sarà per 6 settimane. Live con me, di nuovo lì è dove veramente vi vengo a conoscere. Io ho una relazione fantastica con i miei precedenti alunni italiani, dove ormai li considero amici. Stiamo già pensando di fare cene in Italia, di fare dei corsi in Italia e tutto quanto. Perciò sono bellissime le 6 settimane e vi danno la possibilità di veramente conoscere come funziona tutto il sistema, farmi tutte le domande che volete. E bonus numero 6, ovviamente, accesso al portale di formazione per dropshipping, fulfillment by Amazon e private label, dove ci sono 12 moduli con tantissimi video, dove veramente c'è tutto step by step, click by click. Credo che stia facendo uno dei migliori corsi che abbia mai visto, perché ho speso circa 150.000 sterline negli ultimi 4 anni con corsi che mi hanno insegnato quello che so fare, mi hanno insegnato a crescere, e molti erano molto peggio, non li avrei dovuti neanche comprare perché sapevo anche più di loro, però li ho comprati perché questi erano famosissimi. Ho detto, vediamo di che cosa si tratta. Comunque, ho messo tutta la mia conoscenza in questi portali, perciò il portale di formazione digitale è veramente molto estensivo ed è in continua crescita, perché lì continuo ad aggiungere. Ogni volta che mi fa una domanda uno studente, mi assicuro che ci sia un video nel portale per i prossimi studenti, così che tutti hanno la possibilità di imparare. Questo ha una vendita totale, una valuta totale di più di 19.000 euro. Ok? Oggi vi piacerebbe diventare la mia prossima storia di successo? Vi piacerebbe diventare come Andy? L'Apo ha venduto 300.000 negli ultimi 6 mesi, Andy ne ha venduto circa 400.000 adesso, Marlowe ha venduto 2.800.000 da quando si è a me l'anno scorso. Hanno rifatto il loro investimento più e più volte. Oggi vi voglio dare la possibilità di far parte di questo gruppo di studenti per sole 1.499 euro. O potete fare 3 pagamenti mensili di 600 euro. Per vedere di che cosa si tratta, dovete andare su www.emanuelevinci.co.uk e lì vedrete come si fa. È un affare, ragazzi. 1.499, considerate i risultati che potete avere. Se fate come Andy, se fate come Ernesto, che è uno degli ultimi studenti, o come Samuel, potete rifarvi questo investimento in un tempo molto limitato. E vi posso garantire che questa offerta io non l'ho mai avuta, perché quando io comprai il corso era più caro di questo e non c'era nessuna live, nessuna assistenza. Infatti, che valore ha per te 1.499, se ti può fare 5, 10, 20.000 o più entro un anno? Ne varrebbe la pena? Si può vedere perché è un affare a 1.499, perché sono 92% di sconto della sua valuta totale. Se ora aveste due scelte, una è non fare niente, non investire, non vi cambierà la vostra vita, è 100% gratis, però non vi cambierà niente. O due, fare un piccolo investimento oggi rispetto a tutto il valore che otterrete in cambio e basta provare. Ora, altre opportunità, come vi ho detto, vi possono dare delle idee, potete cercare su Google, YouTube, vi danno delle idee di come fare le cose. Qui vi posso garantire che vi do supporto. Avete le 6 settimane live dove siamo faccia a faccia, così, live dove potete fare tutte le domande che volete, e per iscrivervi andate su www.emanuelevinci.co.uk e vi darò la possibilità di avere tutto il supporto che avete, perché quello di cui mi voglio assicurare è che non ci sia nessun ostacolo tra zero e il successo. Se questo per te, devi solamente andare su www.emanuelevinci.co.uk e otterrete tutte queste cose che vi ho elencato prima,
a 1499 o 3 pagamenti da 600. Se siete indecisi, vuol dire che ci state pensando e vi consiglio di andare a prendere adesso, perché questa opportunità, come vi ho detto, dalla settimana prossima non sarà più a 1499. Per adesso voglio soltanto altre 10 persone, perché mi piace veramente seguirli tutti bene, se ne ho tante non... Perciò questa la voglio lasciare aperta con tutte queste offerte a 10 persone. Dopodiché la chiuderò e la metterò a un prezzo più alto, perché ovviamente questo è il mio tempo per insegnare altra gente e ovviamente non voglio dare questo tempo gratis. Considerando anche il successo che si può ottenere con questo. Infatti tutti mi hanno detto che sono pazzo a darlo a questo prezzo, però siccome voglio vedere tante persone avere la stessa possibilità che ho avuto io tanto tempo fa, lo sto offrendo così. Se siete voi, vi darò un benvenuto, un caloroso benvenuto tra i miei studenti su Facebook. Non appena vedrò che vi siete iscritti, dovete andare su www.emanuelevinci.co.uk. E adesso mi piacerebbe prendere alcune domande. Andiamo a vedere un po' su, avete scritto un po', se, allora, ho letto che vende prodotti elettronici, questo l'ho letto. Se uno ha un bel capitale, cosa può fare di diverso? Se uno ha un bel capitale, si può fare qualcosa di diverso? Se hai un bel capitale, puoi anche non fare dropshipping, puoi fare tutto in autopilot o pilota automatico. Puoi imparare direttamente le tecniche per trovare prodotti che hanno un'altissima velocità mensile di vendite. Dividi quella per il numero di competitori, vedi quanto ti puoi fare e fa delle decisioni veramente sensate di che guadagno. Puoi veramente crearti una vita in pilota automatico veloce, Giuseppe. Stefania dice, ma nel dropshipping devo prima comprare e poi vendere? No, questa ti ho già risposto, sì, quella. No, Stefania, compri solo dopo che hai venduto. Grazie, tutto chiaro, fantastico. Andiamo avanti perché stanno ancora entrando... Quando sto leggendo ne arrivano altre, la linea va sopra e non riesco, non posso scrivere tutto, non è mai richiesto l'elaborazione delle verità, cosa abbiamo già lettera. Giuseppe dice che è figata, Elena chiaro, Luca dice ok, sì, Stefania sì, forse per una domanda che ho chiesto prima, potevo conoscerti prima, piacere Giuseppe, mi conosci ora. Fornitori di quale paese sono questi? Questa l'ho risposta prima, non ho capito cosa serve DS. Non ho capito cosa serve DS. Allora l'hai capito Giuseppe? Fammi sapere se l'hai capito, perché l'ho rispiegato da quando hai chiesto. Che lavori fare ai Filippini? Buona domanda Marco. I Filippini ho un gruppo che ricerca prodotti tutti i giorni, riusciamo a trovare circa 200-300 prodotti da vendere su Amazon tutti i giorni e li mettiamo tra Inghilterra e America sul dropshipping, poi quello che vende, allora poi lo trasformo su FBA e vediamo se trasformarlo su FBA anche in America, dipende da dove troviamo i grossisti, perciò un'altra parte del team, mia moglie e Gabi che lavorano nel magazzino qua in Inghilterra, loro sono quelle che chiamano tutti i grossisti, i fornitori e fanno le relazioni. E poi nel dropshipping, quando c'entrano gli ordini, ci sono delle persone che devono piazzare quegli ordini, no? Allora abbiamo un team che piazza gli ordini, come entrano gli ordini, piazzano gli ordini, poi come il fornitore spedisce, loro aggiornano il numero della spedizione su Amazon, e poi abbiamo un altro team che fa solamente servizio clienti, infatti loro rispondono a tutti i messaggi che ci mandano i clienti, se c'è da chiamare un fornitore o se un cliente chiama, c'è un metodo con un telefono virtuale, che mettiamo su Amazon, i clienti chiamano quel numero e squilla il cellulare dei miei filippini, così che anche lì non devo fare niente, tutto in autopilot. Spero che quello spieghi cosa fanno i miei filippini, Marco. Giuseppe, parlo dell'estensione Quick View Extend, a questo le ho dato una risposta prima. Giuseppe dice, grandioso, ma il fornitore accetta ordine anche di solo un prezzo alla volta? Sì, Carlo, come per l'esempio del cellulare che abbiamo fatto prima, e questo risponde anche alla domanda che ha fatto Stefania, credo. Non c'è bisogno di comprarlo prima di venderlo. Questo se vende una volta sola, lo compro solo dopo che ne ho venduto anche uno. Perciò possiamo vendere un pezzo alla volta. Però se vedo che questo ha venduto 100 volte in un mese, se ho il capitale, perché a questo punto dovrei avere il capitale, perché ogni volta che l'ho venduto mi sono fatto 50 sterline, giusto? A questo punto se fa 50% ho 5.000 di guadagno. Però a questo punto ne posso comprare 100
a 2005, giusto? Però a questo punto posso già trovare il grossista e ne posso cambiarlo su FBA, se voglio farlo, altrimenti continuo a fare gli ordini individuali così. Anche quello spero che risponda, ma nel tuo esempio io dovrei comprare uno stock di prodotti e non fare dropshipping. Puoi fare l'uno e l'altro, Luca. Se non hai capitale da investire all'inizio, puoi iniziare con solo dropshipping. Poi puoi pensare infatti nelle settimane io quello che faccio, io blocco il corso, non vi faccio vedere tutto il corso, perché voglio che facciamo la live e quella settimana fate solo quello che discutiamo nella live. Avete una settimana di tempo per fare i compiti per casa. Poi nella settimana 2 si parla di come trovare prodotti, vi do un'altra settimana per imparare solo quello. Avete il portale digitale. Abbiamo fatto la live e vi do un'altra settimana per fare i compiti per casa e fate solo il dropshipping. Perciò vi do tempo di imparare step by step come si fanno le cose. Ok, Luca? Giuseppe, che differenza c'è con Jungle Scout? Tra Jungle Scout e DS Quick View sono due software completamente diversi. Jungle Scout ti dà estimazioni di vendite mensili. Jungle Scout ti dà la differenza tra domanda e vendite con un numero lì, se è un prodotto che è fattibile per comprare come FBA o no. Jungle Scout è più programmato per private label, però si può utilizzare come FBA retail perché ci dà un'estimazione di vendite mensile. DS Quick View è un'estensione Chrome gratuita che non ti dà praticamente niente, ma ti fa vedere delle cose senza avere il bisogno di cliccare su ogni prodotto. Perciò sono due cose completamente diverse che poi vedrai anche nei miei video come si utilizzano tutti e due in dettagli. Chiaro, ma all'inizio possiamo fare anche da soli o poi successivamente prendere collaboratori. Ci insegni anche come assumere queste persone? Tutto. Giuseppe. Io mi sono messo nei panni di uno che sta incominciando oggi che non sa niente e gli devo insegnare tutto, anche come aprire il computer. È tutto lì. Perciò all'inizio si inizia da soli perché il mio motto è impara, applica e poi insegni e puoi esternalizzare. Non puoi insegnare qualcosa a un qualcuno che non hai ancora fatto tu. Ed è questo uno degli errori che fanno molti dropshippers. Comprano un corso e cominciano a impiegare, a portare degli impiegati senza neanche sapere che cosa li devono far fare agli impiegati e il loro business fallisce entro un mese. Invece noi impariamo da soli. All'inizio è un po' dura, i primi 3 mesi sono di costruzione. Come vi ho detto prima, Roma non è stata costruita in 2 giorni, poi diventò un impero. Anche io iniziai andando al Car Boot, al mercatino dell'usato. Ogni settimana alle 4 del mattino per vedere come funzionavano tutte queste cose, poi da eBay mi sono spostato su Amazon. Però ho iniziato tutto da solo prima che potessi prendere questi filippini. Sapevo già come si trovavano prodotti ed è questa la prima cosa che gli ho insegnato, perché sapevo trovare prodotti. Ora avevo una persona a cui potevo insegnare come trovare prodotti. E per comunicare, ragazzi, potete comunicare utilizzando un semplice Google Translate, scrivete in italiano. Traduci in inglese e copiate e incollate. Mia sorella ha lavorato con i miei impiegati filippini per 4 anni e mezzo adesso. Claudia sta lavorando con me e lei scrive sempre in italiano e traduce in inglese e comunicano così, molto, molto bene anche. Collaboratore, ok. Luca dice ok. Dario dice: Emanuele, posso venire in Inghilterra a fare il corso? Quanto mi costa di più fare la formazione assieme? Per questo un prezzo è un po' più alto, poi ne parleremo un po' in privato. Se mi vuoi contattare in privato su Facebook, devi mettere chiocciolina Manu Vinci Code, trovi la mia pagina di Amazon e lì mi puoi contattare in privato. Elena, ok, ma Amazon, oh, abbiamo la prima vendita. Abbiamo la prima vendita, fatto bene Laura, benvenuta, benvenuta, benvenuta. Giuseppe, Dario, grazie. Giuseppe dice: è possibile saltare i grossisti e contattare direttamente i produttori? Sì, questo è il primo. In verità, Giuseppe, questa è buonissima domanda. Si va sempre dai produttori prima, ok?
Però molte volte i produttori, perché sono la prima catena, sono loro che costruiscono il prodotto, loro sono la prima catena di montaggio, ti diranno, ok, sì, però voglio che me ne compri 10 container. E tu, e se, soprattutto all'inizio, a meno che tu non abbia il capitale, se hai il capitale allora tutto diventa un'altra storia. Però all'inizio io non ce l'avevo la possibilità di comprarne 10 container che mi costavano 150.000 sterline. Allora loro gli dici, no, io non me li posso permettere, allora ti dicono, allora puoi comprare dal nostro grossista e ti danno una lista di grossisti che tu puoi contattare. Allora, mi sono trovata, ho letto che vendere i prodotti elettronici con Amazon, questa l'ho risposta prima, ma mi sta tornando andare su e giù, non si capisce più niente in questa chat. Un bel capitale si può fare? Oh yes, yes, assolutamente sì. Retail brand FBA, Giuseppe ha fatto due belle domande. Quali sono i margini netti nel retail brand FBA? Buonissima domanda. Quando facciamo dropshipping, io ho un segreto col dropshipping che anche se mi faccio 10%, utilizzo dei siti prima di piazzare gli ordini che mi danno un extra 3, 4, 5, 6, 10% per aumentare i guadagni che vanno direttamente in banca. Per esempio, questo mese io solo utilizzando questo sistemino mi sono fatto 5.800 sterline, solo con questo, senza considerare nessun guadagno di Amazon, solo con questo sistemino 5.800. Però questi prodotti con dropshipping noi li stiamo comprando da retailers. E Giuseppe mi dice, quali sono i margini netti nel retail brand? I margini netti nel retail brand. Ovviamente se ti stai facendo solo 10-15 col dropshipping, quando vai a chiedere ai produttori e grossisti vuoi un margine più grande. Perciò i margini cominciano ad essere 20-25, come quello screenshot che ho fatto vedere prima, dove ci sono certi prodotti 26, 30, 46, 56, dipende dal prodotto, dipende dal... sì, quello che sto dicendo. Quindi grazie, premetto che ho studiato molto bene, anche se principalmente, ma mi intendo poco di retail. Sì, ti sto dicendo quali sono i margini netti. Io ti ho risposto, Giuseppe, sì? Hai capito? Fammi sapere in chat. Quindi può andare dai 20... Ok, perfetto, grazie Giuseppe. Dipende dal fornitore, dipende dal prodotto, però di solito un minimo di 20-25, poi ci sono anche certi prodotti che ti fai di più, altri che ti fa solo 20. Però se è un prodotto come quella della Mette, per esempio, dove mi faccio circa 2,57, 3 per ogni vendita, però vendono 300 volte al mese, lì ti fai 900, ok? Fai il conto che ne hai 10 di quei prodotti che sono replenishable, rifornibili, credo si dica. Sono già 9.000 al mese, no? Perfetto, cioè, sì che ok. Anche il 20 è ok, è fantastico, ok. Se ti fai 10.000 di vendite e ti entrano 2.000 di guadagno, va benissimo. Poi ci sono certi prodotti che ti fai anche di più. Ovviamente col private label poi è tutta un'altra cosa, perché puoi arrivare anche a farti 50, 60, 70 di guadagni, poi devi pagare per la pubblicità, devi pagare per il lancio, devi pagare per tante altre cose, poi anche col private label alla fin fine ritorni a fare 20-30%, perciò ci sono modi diversi di fare, che tutti hanno il loro pro e contro. Ok, ragazzi, io a questo punto vi lascio. Siete stati fantastici. Mi piacete tanto per le domande che mi avete fatto. Mi avete tenuto molto, impegnato. Vi ringrazio. E se volete fare parte dei miei studenti, vi ricordo che dovete andare su www.emanuelevinci.co. Ok, vi vedrò nel mio gruppo studenti. Abbiamo già una nuova iscritta e ci vediamo nel prossimo webinar. Grazie a tutti e ci sentiamo la prossima volta. Siete stati fantastici. Grazie per le domande e non vedo l'ora di potervi aiutare nella vostra avventura su Amazon. Ciao Elenia, ciao Elena, ciao Eleana, ciao a tutti ragazzi, buonanotte.